Buongiorno a tutti, benvenuti. Ci troviamo all'interno dell'ex convento dell'Annunziata, Sesti Levante, una location splendida in un luogo incantevole. Siamo nella Baia del Silenzio di Sesti Levante, dove Ais Liguria, insieme al Comune di Sesti Levante, Mediterraneo, Regione Liguria, con il patrocinio del MIPAFT, organizza la quinta edizione di Mare Mosto Le Vigne Sospese. Mare Mosto Le Vigne Sospese è un evento, il più importante evento dedicato al vino ligure, all'olio, all'interno del quale abbiamo voluto in questi anni consolidare un format che vede la proposta vitivinicola ovviamente preponderante. Abbiamo quest'anno oltre 80 produttori di vino a ricoprire, diciamo così, tutto il territorio, a rappresentare tutto il territorio della nostra regione e soprattutto a rappresentare le 8 denominazioni che su di esso insistono. Mosto 2019 ha rappresentato, sta rappresentando come al solito, come di consueto, un momento molto importante per la vitivinicoltura ligure, perché tutti i produttori confluiscono a Sesti Levante. Quando parlo di tutti i produttori intendo delle due riviere e quindi riescono a confrontarsi anche un po' sulle loro peculiarità, sulle loro esperienze, sui punti di diversificazione che sono significativi. Intanto, per iniziare, a Levante si prediligono gli uvaggi e a Ponente si prediligono i monovitigni, quindi i vini hanno già due stili e due impostazioni molto diverse. Poi evidentemente le condizioni pedoclimatiche fanno sì che abbiamo due riviere a sé stanti in maniera importante, ecco, quindi riuscire a dialogare, riuscire a fare sistema, riuscire a racchiudere tutte le realtà che in Liguria esistono proprio sotto il cappello della Liguria, sotto il cappello regionale, credo che sia una grande soddisfazione, ecco, da parte nostra. Nello specifico abbiamo messo a punto alcune iniziative, alcune degustazioni, ma alcune tematiche molto significative, molto sentite, come per esempio nell'introduzione, nell'inaugurazione, nel convegno di introduzione siamo andati a sviscerare una tematica che è vicinissima al mondo della produzione, che tutti i produttori sentono loro, che è quella delle autorizzazioni di reimpianto. Ecco, questo ha fatto sì che tutti i produttori, veramente tanti ce n'erano in sana, sono rimasti inchiodati per due ore per cercare di confrontarsi, per cercare di carpire le nuove opportunità che si stanno presentando in una materia che legislativamente parlando presenta delle complessità significative. E poi più in generale gli approfondimenti, le degustazioni rendono questa manifestazione sempre attuale, sempre al passo con le esigenze. Quindi siamo soddisfatti del nostro operato, ecco, detto con un po' di presunzione ma col sorriso sulle labbra, perché vediamo che i produttori sono tutti felici, l'affluenza è significativa e quindi credo che Mare Mosto si erge come punto di riferimento tra le manifestazioni che parlano di vino ligure. Abbiamo 16 realtà che propongono i loro oli, molti dei quali ovviamente si fregiano della DOP Riviera Ligure,
e abbiamo consolidato anche quella che da tempo è stata una nostra idea, che è quella di fare sinergia con territori che siano anche fuori dai confini regionali. Abbiamo ospitato in questi anni realtà come il Trento Doc, come l'Oltre Popavese, come il Consorzio del Soave oppure del Prosecco. Quest'anno ospitiamo una realtà molto importante nella produzione di metodo classico, quindi di bollicine di qualità, che è la realtà piemontese dell'Alta Langa, con 25 produttori rappresentati, quindi con una buona proposta anche dal punto di vista dei numeri di metodo classico e di bollicine. Alta Langa è il nome nuovo di una grande tradizione piemontese nel produrre metodo classico. Alta Langa è una denominazione, nasce 17 anni fa in Piemonte a seguito di un lungo studio di ricerca del territorio e del metodo migliore per produrre metodo classico. Alta Langa è uno spumante unicamente millesimato, ovvero riporta sempre l'annata delle vendemmie di cui provengono le uve. Alta Langa è fatto con Pinot Nero e Chardonnay e prevede un lungo affinamento sui lieviti e forse lo spumante con il più lungo affinamento minimo obbligatorio sui lieviti, tant'è vero che per fare Alta Langa occorrono 30 mesi. Le uve provengono da vigne iscritte, coltivate per produrre metodo classico Alta Langa. Una volta che un viticoltore fa questa scelta deve rimanere legato all'Alta Langa. Non è possibile produrre altri vini differenti in ricaduta, diversi da uno spumante, da una bollicina. Quindi se coltivi una vigna per produrre bollicine, farai sempre Alta Langa. E c'è un consorzio che io rappresento che ha 110 soci. Questi soci, ci sono 30 aziende produttrici, imbottigliatrici di Alta Langa e gli altri sono viticoltori. Sono famiglie di viticoltori che sulle colline dell'Alta Langa, che è a cavallo di tre province tra Cuneo, Asti e Alessandria, nelle colline più alte, al di sopra dei 250 metri, coltivano queste vigne di Pinot Nero e Chardonnay per fare un grande metodo classico. Appassionati e cultori di bollicine, dovete bere Alta Langa, perché Alta Langa è l'espressione di un territorio oltre che una grande tradizione e c'è un sapore che è tutto quello del savoir-faire piemontese nel fare i vini. Siamo ben felici di essere presenti a Mare Mosto, quest'anno in collaborazione con l'AIS si faranno anche appunto questi corsi per far conoscere l'olio a più persone. È molto importante perché meno ignoranza c'è in giro, meglio è, questo per tutti i prodotti. Riguardo all'olio ligure, noi abbiamo una DOP Riviera Ligure, noi siamo nel Ponente Savonese, in questo caso noi siamo al Benga e la Riviera del Ponente Savonese. Poi c'è la Riviera dei Fiori e poi c'è la Riviera di Levante. Quindi ci sono diverse caratteristiche di olive, quindi nella Riviera di Levante abbiamo la Razzola, la Lavagnina, mentre invece nella Riviera del Ponente Savonese abbiamo un 70-80% la varietà Taggiasca, 20% Pignola, Merlina e Colombara, mentre invece nella Riviera dei Fiori, quindi la zona di Imperia, è il 100% Taggiasca. L'olio ligure, le caratteristiche, è un olio delicato, è un olio che non sovrasta i piatti dove viene messo, è un olio dal fruttato leggero, medio, giallo-verde come colore e a livello, diciamo, organolettico sicuramente è un olio che, come dicevo prima, essendo un olio dolce non contrasta i sapori e quindi è un olio che va benissimo per i piatti di pesce. Dico sempre, non è che sia l'olio migliore, perché oli buoni ce ne abbiamo in tutta Italia, però per certe caratteristiche di piatto il nostro olio va bene rispetto a altri. Abbiamo
voluto quest'anno inserire una novità che potesse, diciamo così, andare a coinvolgere anche fuori dal perimetro di questo edificio nel quale ci troviamo, realtà della ristorazione e dei bar, per poterli, come dire, avvicinare intanto all'evento e soprattutto per poter far esprimere sia nei bar che nei ristoranti la creatività degli chef e dei barman attraverso la creazione di piatti dedicati al concorso, quindi piatto Mare Mosto, piatto di vino con un abbinamento di un vino ligure e i cocktail dedicati a Mare Mosto con l'utilizzo di erbe aromatiche. Abbiamo avuto una buona adesione sia da Genova arrivare a Sesto Levante, quindi tutta la provincia di Genova ha aderito con molte proposte. Abbiamo avuto una commissione di nostri esperti interni che è andata a valutare e i piatti e i cocktail. La premiazione è avvenuta ieri nella prima giornata. Importante anche la presenza del food. Noi ovviamente cerchiamo sempre di ritagliare uno spazio a delle proposte gastronomiche per coloro i quali ci vengono a trovare all'interno di quello che è il nostro evento, ovviamente anche in questo caso andando a connotare questa proposta di cibo dal punto di vista territoriale. Quindi non si troveranno, diciamo così, prodotti che non appartengono alla tradizione ligure. Si troverà la focaccia al formaggio, si troveranno le acciughe, si troverà il pesto, quindi una proposta fortemente caratterizzata dal punto di vista territoriale. L'evento vede anche al suo interno l'organizzazione di quello che è il concorso per il miglior sommelier di Liguria. Il vincitore di questo concorso poi si cimenterà e porterà, diciamo così, i colori della nostra terra alle semifinali del miglior sommelier d'Italia. Ormai da qualche anno la Liguria riesce finalmente a organizzare questo concorso dedicato alle nostre nuove leve, alla nostra linfa vitale. In occasione del concorso si scoprono i nuovi talenti che rappresenteranno poi dopo il territorio al concorso nazionale. L'evento tra l'altro ha avuto questa caratterizzazione da alcuni anni a questa parte di dedicare attenzione anche e soprattutto ai nuovi ragazzi che si affacciano alla sommellerie. A fianco a loro ci sono anche persone che per loro attività professionale si dedicano ad altro. Ed è sempre molto bello vedere questa competizione, questo aspetto legato a una gara, e poi dopo ancora di più è affascinante come questi ragazzi, queste persone, talvolta qualcuno un pochino più adulto, quindi non propriamente ragazzo, si abbracciano fraternamente proprio perché condividono questo messaggio. Quindi una competizione alla fine che diventa un momento di aggregazione. Mare Mosto oggi è decisamente l'evento più significativo che si possa organizzare in Liguria legato alla divulgazione e alla conoscenza del vino di questo territorio fantastico. Io ne parlo con una certa enfasi perché è la regione dalla quale ho avuto, diciamo, grandissime soddisfazioni, pur non essendone originario, o quantomeno soltanto il 50% del mio sangue proviene da questo territorio, mi ha accolto con benevola simpatia fin dai tempi in cui muovevo i primi passi nel nostro ristorante di famiglia a Porto Venere, e da lì ho potuto realmente percepire la crescita che c'è stato non soltanto nelle attività di ristorazione ma soprattutto nelle aziende che producono vino. Oggi siamo ad un passo interessantissimo perché c'è un cambio di generazione, quindi vediamo le nuove veleve, vediamo i nuovi vignaioli, vediamo giovani che magari vengono anche loro da altre attività e si dedicano con passione all'agricoltura, alla viticoltura. Quindi vuol dire che la Liguria del vino ha un fortissimo grado di attrazione. Proprio per questo motivo, a mio avviso, il vino ligure è sempre più in grado di caratterizzarsi per la sua
originalità, non tanto perché i vitigni sono tipici di questa regione, diciamo pure autoctoni, anche se poi ci accorgiamo che i vignaioli di Liguria sposano anche i vitigni dell'areale mediterraneo. Però quando dico originali, perché sono le tecniche di vinificazione che diventano sempre più particolari, coniugate con una morfologia del territorio che è tutt'altro che semplice e tutt'altro che facile. Davvero tanta crescita per il territorio, perché è una manifestazione che tratta un prodotto come il vino ligure, ma non solo, anche eccellenze di altre regioni italiane. E abbiamo visto che anche in un weekend come questo, dove il tempo non è stato dei migliori, una manifestazione di questo tipo ha richiamato produttori, cittadini, ospiti che hanno apprezzato la meravigliosa cultura del vino, insomma tutto il rapporto con il resto della gastronomia e dell'olivicoltura del nostro territorio. Quindi è un progetto da portare avanti anche nei prossimi anni, il Comune di Sesto Levante ci sarà. Dai Alex, posso tenerla ancora un po' la fascia? Per favore! La devo proprio ridare. Vabbè. Sono molto felice, non ci posso credere, è una cosa che sogno da anni e oggi veramente è stata durissima, perché ero emozionata, avevo paura di fregarmi da sola come spesso succede con le mie mani, però poi ho cercato di andare al fondo, di pescare un po' di sicurezza, un po' di tranquillità e ce l'ho fatta, e questa volta ce l'ho fatta, sono io il miglior sommelier della Liguria, wow! Sono molto felice. Devo dire che i miei colleghi sono stati tutti molto bravi. Vito Satolle della mia delegazione, della delegazione Tiguglio, promontorio di Portofino, ed è un grande, grande professionista. È giovane e questo fa pensare a una grande crescita della nostra delegazione a livello di concorsi. Poi ovviamente volevo ringraziare i miei sostenitori, il nostro delegato, la mia amica Liliana Pecis, tutti quelli che mi sono stati vicini, la giuria, perché è rimasta anche affascinata dal mio raccontare il vino ligure, che però racconto sempre come nella maniera in cui sono abituata, quindi con passione, raccontando storie, raccontando volti, persone, perché il mondo del vino è essenzialmente cultura. Lo scopo di un sommelier è proprio quello di fare cultura con le sue azioni e anche con la comunicazione. Bene, siamo giunti anche quest'anno alla conclusione del nostro Mare Mosto Le Vigne Sospese, la quinta edizione, il cui risultato direi che è ampiamente soddisfacente sia in termini di presenze di produttori che in termini di presenze di pubblico, un pubblico che quest'oggi, lunedì, è stato particolarmente ricco di operatori del settore, quindi elemento questo che va anche a soddisfare quelle che sono le aspettative dei nostri amici produttori. Una chiusura molto molto appassionante con la finale del concorso Miglior Sommelier di Liguria, che ha visto vincitrice una collega molto brava della delegazione, tra l'altro dalla quale io provengo e della quale in passato sono anche stato delegato, Olga Sofia Schiaffino, che si è brillantemente posizionata al primo posto di questo podio, che la porterà a rappresentare i colori liguri nella semifinale nazionale di Verona che si svolgerà questo fine anno. Naturalmente non si può non chiudere con un invito, che è quello a partecipare a Mare Mosto Le Vigne Sospese sesta edizione, quindi 2020. L'appuntamento sarà per sempre il mese di maggio, nelle giornate del domenica 10 e lunedì 11.